Questa canzone è stata scritta per voleva essere una sorta di della paura, proprio il classico uomo nero che ha voluto chiamare il ladro dei sogni. Il protagonista di questa canzone, che è un bambino piccolo e si arma del suo cuscino e del suo cappellino di lana come elmo per combattere questo mostro, gli è stato detto tutte le notti arrivava per convincerlo ad andare a letto. Scusate un attimo, la chitarra con i bassi altissimi. Poi decide di affrontarla questa paura, quindi questo ladro di sogni, e si accorge che tante volte abbiamo paura proprio di ciò che non conosciamo. Infatti il mostro si rivelerà un bambino che, spinto lui stesso dalla paura, si era trasformato nel mostro che tutti raccontavano, un ladro di sogni. Thank you.